Nome: Giovanni. Cognome: Di Filippo. Nome: Lorenzo. Cognome: De Oliveira. Età: 31 anni. A quanti anni hai iniziato a praticare Bovinam? 18 anni. Età: 24. Età in cui hai iniziato a praticare Bovinam? 6. E a quanti anni hai iniziato a gareggiare? Direi 22. E cosa diresti al Giovanni 22enne? Non tingerti i capelli. Di andare avanti. Quanti anni è che fai gare? Che faccio gare? Sì. È difficile. Che livello? Vabbè, è la gare prima gara. Vita? Sì, nella vita. Penso 7 anni alla mia prima gara, quindi nel 2005. Cosa diresti al Lorenzo giovane del 2005? Non smettere di essere un rompipalle e continua a dare fastidio. Cosa diresti a Lorenzo di adesso? A Lorenzo di adesso? Un po' meno. Oh. Tu oggi hai gareggiato con Giovanni, sì. Invece a Giovanni cosa diresti? Al Giovanni di adesso. Un sacco di cose gli direi. Amico, e il campione sono così. Pregio di Lorenzo. È un ottimo partner con cui lavorare. Pregio di Giovanni. La calma e la memoria. Pregio tuo. Sono un'ottima spalla per una persona, per un atleta bravo. Lorenzo è un ottimo atleta, è sicuramente tra i due il team leader e io credo di essere un'ottima spalla. Pregio tuo? Non lo so tanto, non scherzo. Umiltà, la simpatia, umiltà, simpatia. Difetto di Lorenzo? Un ego spropositato. Difetto di Giovanni? Non si ricorda mai un delle tecniche. Ma hai appena detto che il pregio è la memoria. Ero ironico, ovviamente. Difetto tuo? Mi butto giù. Difetto tuo? Mi innervosisco facilmente. Senti, vuoi dirci qualcosa, una perla di saggezza? Una perla di saggezza? Mi stai cogliendo impreparato, non è corretto quello che ho fatto. Frase motivazionale che hai appeso sopra il letto. Che hai? Appeso sopra il letto. Sopra il letto. Purtroppo non ho frase, guarda, mi dispiace. Però c'è Giovanni che fa il filosofo. Adesso allora intervistiamo Giovanni. Saprà donarvele. Frase motivazionale. Per me? Sì, perla di saggezza, frase che hai appeso sopra il letto. Bisogna divertirsi, salire sul tatami col sorriso. Grazie mille di essere stato con noi. Ti ringrazio molto. Grazie a voi.